era da un po' che non facevo una live, ormai ho preso in modalità satira, se vogliamo, il mondo dello svapo, almeno per quanto riguarda l'Italia e soprattutto per quanto riguarda Facebook. E il titolo della live, diamo a Cesare ciò che è di Cesare, in questo caso sembra una cosa veramente bizzarra, ma Cesare sono io, nel senso che purtroppo a me dispiace per molti che non riescono a comprendere o capire, non so se per loro scelta o per limitazione delle loro capacità mentali, perché a questo punto mi trovo costretto a dirlo, e non sono d'accordo con moltissime opinioni. Io ho avuto dei problemi all'interno di alcuni gruppi, ma non perché faccio lo scemo, perché mi comporto in maniera inappropriata o quant'altro. Ho il mio carattere, come ce l'hanno tutti. Ho le scatole, per non dire altro, piene di determinati soggetti che aprono dei pseudogruppi di svapo e si professano lungimiranti professori inerenti al mondo dello svapo, e poi in privato vanno a chiedere ad altre persone come si rigenera un atomizzatore o altro. Ora io non è che chieda o sono qui con l'effigie di maestro, assolutamente. Io imparo ogni giorno, su quello che ho, imparo ogni giorno come deve essere lo svapo, come vedo io lo svapo. Buongiorno Marco, è il mio modo di vedere le cose, per l'amor di Dio, non è che vada a recriminare gli altri modi, perché bisogna avere una visione a 360 gradi di quello che è lo svapo in Italia, però con alcune limitazioni, Io vorrei rispondere, ora guardo un attimino un commento inerente a, come si chiama, alle coil in maniscalco. Adesso prendo lui perché ha scritto 19 minuti fa e quindi mi sembrava corretto poter rispondere alle coil del maniscalco. Adesso mi sfugge il nome, ci conosciamo, no? E lui, dopo il mio commento dove c'è scritto, sto leggendo dal mio profilo, scusatemi, ribellatevi a questi gruppi che la passione non sanno nemmeno dove sta, di casa, 99 tag, pazzesco. Allora, premetto, ciao Massimiliano Gardelli, buongiorno. E prometto, innanzitutto non sono andato a pubblicare queste cose nei gruppi, ma ho espresso la mia opinione personale all'interno del mio profilo e quindi non sono stato invasivo nei confronti degli altri, perché penso che all'interno del proprio profilo, nel bene o nel male, ci sia la libertà di parole e di pensiero. Per l'amor di Dio, non mi assumo nessun onore e onere di dire la verità, ma semplicemente quello che succede, a me in realtà. Poi cosa faccio? Vado a chiedere anche ad altre persone se è successo anche la stessa cosa all'interno di un determinato gruppo, e quindi raccolgo informazioni. Testa una persona e vedi che ti dice una cosa, testa una seconda persona, e guardate che non è difficile, non è un discorso di rapporti d'amicizia, di interesse o quant'altro, è semplicemente il fatto che quando vai all'interno di un gruppo e cominci a scorrere un po' lo storico di questo gruppo, per quanto giovane possa essere, ti accorgi che alcuni commenti hanno come membro un'icona grigiastra. Questa piccola icona grigia va a distinguere che l'utente non si trova più all'interno del gruppo. Allora cosa faccio? Io contatto queste persone che non sono più all'interno del gruppo e chiedo, buongiorno Giovanni Maria Pina, buongiorno a te carissimo, e chiedo a queste persone, perché è questa l'informazione che poi devi raccogliere, devi chiedere a queste persone le motivazioni per cui non si trovano all'interno del gruppo. Ciao Mario Pagano, ti chiedo scusa Mario, e chiedi informazione a queste persone.
Ora certo, non è che tutto quello che senti, naturalmente è una sola campana, è la verità assoluta, però riesci a farti un'idea, no? Scorpori, filtri e ti fai un'idea, sai, se una persona ti dice una cosa, una seconda persona ti dice la cosa, la terza persona ti dice l'altra cosa e tutte e tre hanno un filo comune, allora io prendo la mia calcolatrice, faccio 1 più 1 più 1 e dico, beh, insomma, alla fine un fondo di verità c'è. Buongiorno, buongiorno Giovanni. Un fondo di verità c'è, allora vado avanti nella mia ricerca, non è che sparo. Vi faccio un esempio: io ho fatto un post sul mio canale YouTube l'altra settimana. Ciao Antonio Calabro, buongiorno carissimo. Ho fatto un post, cioè un video, perché quando vado a toccare i gruppi di Facebook cerco di farlo con satira, con ironia, non voglio essere cattivo, non voglio essere pesante, perché se dovessi realmente pubblicare tutto quello che riguarda, ciao Tony, buongiorno carissimo, tutto quello che riguarda i commenti in privato che ti scrivono queste persone, veramente avrei potuto infierire con enorme cattiveria, scusate un attimo, però non l'ho voluto fare, perché non ho reputato corretto sbilanciarmi troppo con determinate persone, perché le avrei veramente messe in una luce fastidiosa per loro, non per quanto mi riguarda. Il fatto che io stia sulle, scusate il termine, vabbè, è mattina, so che stia sulle palle di alcune persone, non è perché sono una persona cattiva, perché sono una persona arrogante, perché sono uno di quei pochi, per non dire rari, personaggi che hanno voglia di dire la sua, hanno voglia un nome, una garanzia, Tony, grazie, hanno voglia di dire quello che succede, quello che non fanno tutti, quello che purtroppo tutti sanno ma nessuno fa. Ciao Salvatore. Allora, come vi dicevo, c'è un post del signore Le Coglie del Maniscalco all'interno del mio profilo, ciao Francesco, buongiorno, che dice, no, se si sta in un gruppo è normale essere taggati, e fin qui sono d'accordo, non obietto, sia da parte di eventuali marchettari che non, quindi fa la definizione tra la marchetta, no, ed è al giorno d'oggi è corretta, è d'obbligo quasi, no? E nella normalità, dice lui, e qua io titubo, perché secondo, a mio avviso, non è nella normalità, ma rispetto il suo pensiero, non lo condivido, perché è questa l'intelligenza che dobbiamo prenderci tutti quanti, ascoltare tutti, ascolti i loro commenti e poi li valuti, ma innanzitutto bisogna avere la capacità di poter ascoltare. Quando ascolti qualcosa, poi fai la tua valutazione e dici, guarda, io ti capisco, comprendo il tuo pensiero, ma il mio pensiero è un altro. Questo, secondo me, è una forma sociale, umana, di civiltà, di comportamento che deve essere dappertutto, fuori dalla porta, come all'interno di un gruppo di Facebook. Invece così non è. Continuo il commento della Coglie Maniscalco, che dice, è nella normalità della vita del gruppo. Le strade sono due, eliminarsi dal gruppo oppure ignorare i tag. Ecco, e per me questa è una grandissima stupidaggine. Buongiorno Luigi, è una grandissima stupidaggine il fatto che le strade sono due, eliminarsi dal gruppo oppure ignorare il tag. No, a mio avviso è completamente sbagliato. Allora, spiego un attimino le cose. Il tag, cos'è il tag? Il tag è quando in realtà chi pubblica il tuo nome ti tagga, si dice così, ti tagga, per richiamare la tua attenzione, no? Quindi a te nelle notifiche ti arriva l'informazione con precedenza, anche se sei già all'interno di quel gruppo, quindi io già visualizzo quello che viene pubblicato all'interno del gruppo, ma taggandoti, il tag fa sì che abbia una priorità questa chiamata per visualizzare il post della persona che ha pubblicato all'interno del gruppo. Ciao Massimiliano Netta, buongiorno, buongiorno carissimo. Allora, cosa succede? In giro di 5 giorni vengo taggato, vado sul tag del post e c'è l'opzione elimina tag, e ho eliminato il tag. È specifico anche perché elimino il tag.
Elimino il tag per un semplice motivo: se l'argomento nel quale io vengo taggato non è di mio interesse, ma è una mera marchetta di un liquido che ti stai vendendo per 60 ml di liquido, a me dà fastidio. Ma non è che dà fastidio il fatto che questa persona faccia la marchetta, perché io sono un personaggio anni 70, figli dei fiori, vivi e lascia vivere è il mio pensiero. E diciamo quanto un tag, se nei gruppi i membri non rispondono, li fai essere partecipi. Ma non è solo questo, Luigi, il problema è un altro. Un tag dà, io ho un profilo libero che tutti possono vedere, non devi avere la mia amicizia per poter vedere ciò che pubblico, perché non lo trovo corretto. E il tag fa sì che questo post, marchettaro o meno, venga inserito nel mio diario, e quindi perché non avevo più alternative su un gruppo morto. Allora, no, aspetta, in quel gruppo non hanno mai marchettato liquidi, te lo posso garantire. Beh, Luigi, io personalmente cercherò di crederti, ma purtroppo so che non è così, anche perché la persona, e che non desidero fare il nome, vai nel mio profilo, vedi chi è, non è così integra come sembra. E allora, il discorso dei tag, perché se no mi perdo, perché per cercare di rispondervi, perché mi sembra anche corretto una live condividere anche i vostri commenti, poter rispondere ai vostri commenti. Allora, il tag è nocivo per me. Allora, se vieni, ad esempio, ieri una persona, faccio un esempio, mi ha taggato su un post di un'altra persona perché parlava di una box e chiedeva informazioni di questa box. Questa persona che mi segue su YouTube e abbiamo l'amicizia anche sui profili Facebook, mi ha taggato solo dicendo: guarda che questo signore, in questo caso Moreno Botta, taggandomi, ne ha più di una, ha fatto interventi su questa box, ha fatto un video e l'ha un po', diciamo, vissuta questa box, e mi ha taggato per interesse. E pensate che poi in privato mi ha scritto: scusami se ti ho taggato, non volevo richiamare la tua attenzione, quant'altro. Sì, Luigi, forse tu, anch'io sono stato tantissimo amministratore di miei gruppi ed altri gruppi, ben più numerosi di queste cose qua, ma ho sempre cercato di evitare i tag, perché, allora, se fai un tag di un liquido, questo tag fa sì che ti dia priorità di questo post che entri nel mio diario. E allora nel mio diario ho 1000+ amici, questi 1000+ amici vedono questa pubblicità, questa tag di questo post che non mi appartiene. Allora, ciao Emanuele. Allora, cosa faccio? È successo, vengo taggato, vado nel post e tolgo il tag. In silenzio. Dopo qualche giorno rivengo taggato dalla stessa persona all'interno di questo gruppo, nel quale, apro e chiudo parentesi, non abbiamo nemmeno l'amicizia. Quindi se avessimo un rapporto di amicizia, per quanto virtuale, in Facebook, lo accetto, vabbè, faccio un po' così, mi dispiace un po' che mi rompi le palle con i tuoi tag, però avendo l'amicizia lo faccio. Bravo, beh, Luigi, ci siamo capiti. Nell'arco, vi dico, di 5 giorni vengo taggato per la terza volta. Alla terza volta mi rompo le palle, perché è l'ennesimo marchetta di liquido, apro Messenger, quindi in privato, vado a scrivere a questo admin, dicendogli: guarda, non abbiamo nemmeno l'amicizia, perché è questo il discorso. Se vai a taggare un amico, un minimo di qualcosa, allora, almeno il 90% dei gruppi servono solo a fare marchette, sì, di questo ne sono consapevole, Renato, però porca paletta, non c'è nessuno che brontola o esprime il proprio parere personale contro questa filosofia qua. Al terzo tag apro Messenger,
e contatto questa persona, pur non avendo l'amicizia, sperando che riesca a visualizzarlo, perché sapete benissimo che se non hai l'amicizia, Messenger non è che ti suoni quando gli scrivi a qualcuno. Se la persona ha la pazienza di andare a vedere, guarda che uno che non ha l'amicizia ti ha scritto, allora lo visualizzi. Altrimenti io ad esempio mi sono perso molti messaggi per questa motivazione qua, perché non avevamo l'amicizia, e di questo me ne dispiaccio con alcuni. Ho risposto in ritardo, non vogliatemene, però purtroppo Facebook e Messenger funziona così. Se hai l'amicizia ti squilla il telefono, il computer, quello che hai, che ti arriva una notifica di Messenger, ma se non hai l'amicizia viene messo come in stand by, se non vi siete mai parlati. Arriviamo al punto, al terzo tag, apro Messenger e scrivo a questo admin del gruppo degli appassionati dello svapo dicendo: guarda, non abbiamo neanche l'amicizia. E quindi vado a precisare, cioè nel senso, io non ho mai mangiato a casa tua, sono nel tuo gruppo, seguo il tuo gruppo, allora non abbiamo neanche l'amicizia, ti invito gentilmente, questo è un messaggio che invio al signor delle coglie del Manescalco, in cui dico, scrivo a Messenger, non abbiamo l'amicizia, ti invito gentilmente a non taggarmi più per liquidi e cazzate. Quindi un messaggio educato, civile, in privato, non pubblico, nel quale dopo il terzo tag, ne ho ben donde, ti dico, oh Ciccio, basta, per piacere, ciao Daniele, carissimo! Dico, Ciccio, per piacere, lasciami in pace, non siamo amici, sto all'interno del tuo gruppo, seguo il tuo gruppo, metto i like, commento quando c'è da commentare, ciao Marcos, buongiorno, però al terzo tag di una marchetta apro Messenger e ti scrivo, non siamo nemmeno amici, ti chiedo gentilmente di non taggarmi più. La sua risposta è stato un bam. E qui rispondo al signor delle coglie del Maniscalco che questo comportamento io non lo condivido con il tuo pensiero che dici è normale, o ti togli il tag o ti togli del gruppo, perché è un'espressione, la tua, radicale. Carissimo, ma sai che io sono sempre sotto, non mi si vede ma ci sono sempre sotto. È un'espressione radicale, cioè bianco o nero, no? O togli il tag o ti togli dal gruppo. Ma vaffanculo, non è vero, non funziona così. Funziona in modo diverso. Funziona che se tu non desideri un determinato comportamento all'interno del gruppo, gli scrivi in privato a questa persona che ti ha taggato, che ha pubblicato questo post e ti ha inserito insieme a altre 98 persone, dicendogli per piacere non farlo più. Ma non farlo più perché io non voglio essere taggato da te, ma taggami quando compri un hardware nuovo, quando fai un video di una rigenerazione. No, Marco, io sto parlando del signore del Codio Maniscalco su un commento che ha scritto all'interno del mio profilo, non confonderti. Ha fatto un commento e io giustamente rispondo al commento che ha fatto il Manescalco all'interno del mio profilo, dove ho ascoltato il suo pensiero e ora sto esprimendo il mio dicendo che secondo me le cose non sono come le dice lui, no? Lui lo ha scritto e io lo dico verbalmente. Non c'è radicalità, cioè non c'è bianco o nero, ma ci sono anche le cosiddette, tratto dal film, ma insomma c'era già, le sfumature del grigio, nel quale tu privatamente contatti l'admin e cerchi in maniera colloquiale, sincera, corretta e onesta, perché in un gruppo non è che l'admin sia Dio e tu utente sei l'ultima ruota del carro, siamo tutti posti nella stessa condizione sociale, attenzione, non c'è una scala sociale, non c'è una piramide all'interno del gruppo. Certo, gli admin e i moderatori devono far sì che il gruppo scorra in maniera uniforme, intelligente, con rispetto di tutte quante le regole, questo sì, ma non è Dio e tu sei l'omino che si mette in ginocchio sulla pedana in legno a pregarlo. Attenzione, non confondiamoci, il gruppo è mio e lo gestisco come voglio io, col cazzo, perché se io vado, e se tu, perché questo mi ha scritto, se io vado a vedere
il regolamento del gruppo, perché naturalmente, cioè, quando una persona ti scrive, allora io mi domando, no? Ma tu hai fatto il regolamento all'interno del gruppo, lo hai scritto, ma lo hai scritto tu, hai fatto copia e incolla di un altro gruppo, come fanno in tanti, e non hai nemmeno preso visione di quello, perché io ve lo leggo, gli appassionati dello svapo più 18 più 21, a regole del gruppo create dagli amministratori, quindi gli admin si assumono che abbiano fatto il copia e incolla o meno, si devono assumere la responsabilità di quanto è stato scritto nel regolamento del gruppo, che a mio avviso quando entri all'interno di un gruppo è la prima cosa che dovresti fare, leggere il regolamento, perché capisci come puoi muoverti all'interno di quel gruppo. E il regolamento ha due punti, quindi è molto semplice, ve lo leggo, ho fatto il copia e incolla anch'io del loro regolamento e dopo vediamo se il tag, perché quel tag, 99 tag, è uno spam, ok? È uno spam, buah, chi invade tutti? E meno male che Facebook limita a 99, perché se avesse un lasso di tempo avrebbe fatto tutti i 192 utenti. Regole del gruppo create dagli amministratori, dove tu prima di entrare devi anche cliccare su accetta le regole del gruppo. Allora, siccome siamo in una democrazia, non siamo in una dittatura, se io accetto e quindi vado a fare la spunta su accetto le regole del gruppo, in primis per me, voi amministratori e moderatori dovete fare vangelo di queste regole del gruppo. E le leggo, sono semplici, sono due. Punto 1. Gentilezza e cortesia. Non c'è. Siamo tutti in questo gruppo per creare un ambiente accogliente. Trattiamo tutti con rispetto. I dibattiti sani sono giusti, ma è necessario sempre comportarsi con gentilezza. Gentilezza e cortesia. Io ho chiesto gentilmente, scrivendo gentilmente, non taggarmi, e lui per cortesia mi ha bannato. Punto 2, finisco il regolamento, nessuna attività di promozione spam. Allora, taggare 99 persone all'interno di un gruppo, a me dispiace se voi non la vedete o non la capite, si chiama spam. Quindi loro per primi hanno infranto le due regole, le uniche due regole basilari all'interno del loro gruppo, scrivendo punta più a dare che a ricevere in questo gruppo. La promozione di se stessi, lo spam e i link irrilevanti non sono permessi. Cioè, ma allora io mi dico, cari admin degli appassionati dello svago, mi state prendendo per il culo. Cioè, mi state prendendo per il culo. Gentilezza e cortesia. Io ti scrivo in privato dicendoti, non siamo amici, ti chiedo gentilmente di non taggarmi e mi banni. Nessuna attività di promozione spam e tagghi 99 persone. Allora, cari admin degli appassionati dello svapo, se voi scrivete una cosa e ne fate un'altra, per dare un filo logico al vostro gruppo, a mio avviso sarebbe quello di chiuderlo, perché non avete competenza, pubblicate stronzate, non avete senso nel mondo dello swap, cioè non create, non date nulla. Cambiatevi il regolamento, fatevi un regolamento su misura, perché non puoi scrivermi il gruppo è mio e lo gestisco come dico io. Eh no, Ciccio, il gruppo sarà anche tuo, e fin qui sono d'accordo, ma non lo gestisci come vuoi tu, lo gestisci come è scritto nelle regole del gruppo create dagli amministratori. Non sei Dio, porca paletta, sei come me, io e te siamo uguali, spero di no, ma siamo uguali. Quindi non dirmi il gruppo è mio e me lo gestisco come voglio io, no, il gruppo è tuo, ma lo gestisci con gentilezza e cortesia e nessuna attività di promozione o spam, perché l'hai scritto tu. Ti sei assunto la responsabilità a regole del gruppo create dagli amministratori. Andate nel mio profilo personale, c'è l'immagine, c'è la foto che ho fatto del regolamento del gruppo, perché non sono così scemo da non informarmi prima di cercare delle cose. E quando ho fatto il mio video ironico sugli appassionati dello svapo, è vero, perché non accetterò mai una persona che destreggia...
non voglio dire una parola, ma diciamo una dittatura all'interno del gruppo, nel quale nel regolamento non c'è scritta, perché se nel regolamento ci fosse il gruppo è stato creato da Mario, Gino e Pino e noi all'interno di questo gruppo abbiamo il privilegio di fare quello che vogliamo, allora dico porca paletta, ma a parte che sarei direttamente, come sono entrato nel gruppo o avrei letto il regolamento, me ne sarei uscito, questo per tutelarmi, no? Però avrei detto questo è un gruppo così, e se stai dentro perché devi fare la spunta, e quindi a tua volta quella spunta è come una firma, quindi autorizzi ad accettare il regolamento del gruppo, e quindi ci sta. Ma se il regolamento degli amministratori dice gentilezza e cortesia, nessuna attività di promozione spam, vale per me, ma vale per te admin, vale soprattutto per te, perché l'amministratore e i moderatori sono la faccia del gruppo. Quando io poi, una cosa che non riesco a capire, agli utenti che pubblicano all'interno di un gruppo, io da utente e non da admin mi aspetto che gli admin e o moderatori, nei 5 minuti liberi che hanno di tempo nella gestione di questo gruppo, mettano un like su quando un utente del tuo gruppo pubblica, perché se non lo fai tu admin e moderatore che metti like all'interno del tuo gruppo dove vige gentilezza e cortesia, e quindi come hai la capacità di monitorare che non vengano pubblicate stronzate o che non vengano dette cose, che non venga generato del flame, che non ci siano degli eter, ma purtroppo solo delle marchette, perché in quel gruppo lì vige la marchetta, e cioè ti sputtani per 60 ml di liquido, cioè ti rendi conto? Cioè nel momento in cui io ti dico guarda io non voglio essere taggato, ti chiedo gentilmente, non voglio, non abbiamo neanche l'amicizia, cioè, ma sono vieni a vedere, se lui avesse avuto un secondo, due secondi di tempo, ciao Antonio, per entrare nel mio profilo, io nel mio profilo ho tanto di foto così dove c'è scritto no tag, per piacere, no tag. Allora se sei un amministratore, hai 190 utenti, cioè vai innanzitutto, andrai a vedere queste persone se sono reali o non sono reali. Io lo facevo, io prima di accettare una persona all'interno del gruppo, io mi prendevo i miei 10 minuti, entravo nel profilo di questa persona, per quello che potevo vedere non avendo l'amicizia, e vedo innanzitutto se questa persona è reale, e poi andavo a controllare le amicizie per vedere se abbiamo un'amicizia in comune, per vedere questa persona chi è, come si comporterà all'interno del mio gruppo, perché preoccuparsi di queste cose, cioè di chi fai entrare all'interno del tuo gruppo, è il rispetto per i tuoi utenti che hai all'interno di questo gruppo. Allora quando i tuoi utenti pubblicano all'interno del tuo gruppo non gli metti neanche un like, cioè è su accettazione, quindi il post rimane in una sezione temporanea nascosta, quindi non viene pubblicato nel gruppo, tu vedi guarda Moreno Botta ha pubblicato, desidera pubblicare qualcosa all'interno del mio gruppo, non so se nemmeno lo guardo o non lo guardi, questo purtroppo non mi viene dato a sapere, clicchi ok e lasci che il post diventi pubblico all'interno del gruppo. Come hai fatto questo? Torni indietro, metti like al post, ti piace, non ti piace, non è importante, sei amministratore o moderatore del gruppo, non è importante, lo devi fare. Aspetta. Luigi, chiedere è lecito, cortesia rispondere, ma invece sembra che chiedere è lecito, bannato e rispondere, perché è questa. Cioè, io non è che l'ho chiesto al primo tag, Luigi, cioè, mi ha fatto un tag, sono andato là nel post dove ci sono le freccette, elimina il tuo tag personale. Boom, da 99 è andato già, se andate a vedere adesso mi sembra che abbia 92, 90, quindi già altre persone si sono tolte i tag, perché a molti dà fastidio. Io il primo tag mi tolgo sto zitto, il secondo tag mi tolgo sto zitto, il terzo tag... E vengo lì, scusate che leggo,
Non è stabile, Moreno. Il mio posto sul mio profilo con due screen già capiranno tutto. Oggi alle 15 andrò in live. Sì, lo so Marco che vai in live alle 15. Però mi raccomando, io so che tu hai le tue motivazioni. Ok Luigi, io so che hai le tue motivazioni con determinati personaggi all'interno di quel gruppo lì, però ti invito sempre a educazione, rispetto e civiltà. Mi raccomando, non fare in modo che la tua live ti si ritorca contro, nel senso porta sempre al rispetto anche se nutri diciamo dell'astio nei confronti di queste persone qua. Io ad esempio io non ce l'ho con gli amministratori di questo gruppo, sono rimasto perché ha una richiesta dove c'è scritto gentilezza e cortesia, voglio ricordare il loro regolamento, ho chiesto ragazzi lasciatemi in pace, e invece così non è stato, cioè nel senso il gruppo è mio, mi ha risposto e lo gestisco come voglio io. Ciccio, io te lo torno a ripetere, no, il gruppo è tuo al 100%, concordo, lo gestisci come vuoi tu, no, lo gestisci come hai scritto nel regolamento, lo gestisci come hai scritto il regolamento, hai fatto due sole postille nel regolamento e queste due uniche postille vanno a regolamentare la conduzione del gruppo, altrimenti io sono all'interno di tanti gruppi dove c'è un papiro di roba. Ma perché? Perché sono specifici, dicono che non ci siano commenti di natura sessuale, che non ci siano commenti di natura razzista, non fate gli scemi nord contro sud, cioè veramente sottili frammenti di un regolamento che acquisisce un senso quando tu entri in quel gruppo lì. Ciao Fabio, quando tu entri in un gruppo dove ha una descrizione nutrita del regolamento, sai che questo gruppo ci tiene a una determinata condotta, cioè ha creato dei binari, no? Ha creato dei binari per far sì che questo gruppo scorra in questa determinata. Ma sì Luigi, cioè si sono fatti male buttarmi fuori, perché io sono una persona che poi va avanti, va a cercare chi sei, cosa sei, come ti comporti, cosa fai, perché io non sono come tanti, ma niente Fabio, nulla. Non succede come tanti che vengono bannati e stanno zitti, cioè scrivono guarda, perché sicuramente so di non essere l'unico, che ha subito questo trattamento dittatoriale, cioè, e poi alla fine mi ha anche scritto, perché io gli dicevo, ma senti, guarda che io te l'ho chiesto gentilmente di non essere taggato, non mi interessa che il tuo tag purtroppo entri nel mio diario personale dove c'è una tua marchetta di un liquido, puoi evitare di fare questo. Lui sì certo ti banno, così non hai problema, non vieni più taggato, no? Questa dittatura all'interno dello svapo, dove questi admin, lo so è una brutta parola però è vero, cioè, e creano questi gruppi, cioè, parliamo di 190 persone, questi gruppi si prostituiscono per 60 ml di liquido, per me è vergognoso, cioè vuol dire hai una condotta sociale pari a zero, hai un rispetto degli utenti all'interno del gruppo pari a zero, non metti like alle persone che pubblicano all'interno del gruppo, come admin sarebbe un obbligo per te, un obbligo morale di coscienza, perché fai vedere che le persone che pubblicano, a te interessa quello, a te deve interessare quello, non puoi lamentarti che il gruppo muore, che il gruppo è morto, quando sei tu il primo a non mettere un like su un post di qualcuno, quindi assumiti le responsabilità della gestione del gruppo, perché il gruppo è tuo, ma ricordo, non ce lo gestisci come vuoi tu, ma te lo gestisci come hai scritto nel regolamento creato dagli amministratori, in cui l'utente e l'amministratore, entrambi, devono rispettare queste regole. È vero, Daniele, è vero. Condivido. Ma, cioè, non capisci? Ti rispondo io perché. Daniele, perché
se adesso mi chiami in causa, ma sai benissimo che a me non me ne può fregare di meno, mi apro un gruppetto e vado a contattare 3-4 aziende, così so benissimo che per 3-4 mesi svappo senza comprare liquidi. Questo funziona. Purtroppo funziona così. Ai commercianti basta che te metti una boccetta a fianco della tua box, loro sono contenti, la marchetta approvata, e vai avanti così. A me ad esempio è successo, io sono un tabagista, no? Io svapo solo tabacchi di natura organica per mia scelta, non uso creme, cremine, li provo ogni tanto da amici, ma non è il mio svapo. A me piace sentire la foglia del tabacco, le sue sfumature, le sue gradazioni, tutto. Io amo il tabacco. Ho comprato una buona scorta dei prodotti della Vapor Cave, e quando lo faccio per dire una marca, perché l'ho comprati, quindi cioè non è per pubblicizzare. Io compro tabaccheria, Hazard, qualcosa della Blenfield e della Vapor Cave. Chi ha una produzione per il mio palato piacevole con i tabacchi, io li compro. Quindi ho detto tutti i nomi che compro, quindi ecco, ho regalato un po' di pubblicità a entrambe queste aziende. Su alcune amo determinate, li ho provati un po' di tutti, su alcune dell'AZT prendo il 1000, prendo il notturno inglese, per dire, della Blenfield mi piace l'attacco a Rav, della tabaccheria mi piace il Basma, l'Attacchia, l'English Mixture, della Vapor Cave me ne piacciono altrettanti, li ho pubblicati quelli della Vapor Cave, li ho comprati 5-6 boccette, alcune che non conoscevo le ho prese da 10 ml, perché ho detto prendo da 10 ml per capire come sono, quelle che conoscevo ho preso 20 o 30 ml per farne una quantità maggiore. Il signor Gigi Scolari, titolare della Vapor Cave, mi ha omaggiato di 4 boccette di liquidi scomposti, quelli che devi mettere solo la glicerina vegetale e o nicotina se la usi, shakeri, lasci lì 2 giorni per le pod, come va di moda, lo fa la tabaccheria, lo fanno molte aziende adesso, no? Che cercano di fare questi di chi li chiama microfiltrati, quelli ad esempio della Vapor Cave sono fatti a vapore, no? In cui viene nell'acqua portato a ebollizione il tabacco al suo interno con delle camere cilindriche verticali, viene estratto il vapore e è riportato in forma liquida in una base di glicole propilenico, no? Quindi il liquido risulta bianco, non sporca le cose, ma come tutti quelli che sono adesso fatti per le poi, non è perché li ha fatti come mi ha regalato 4 prodotti. Io ho pubblicato le 4 boccette di questo prodotto opacizzando il logo, quindi non si capisce né di chi è né che gusto è, e non ho neanche commentato come sono, e sono 4 prodotti regalati, non ho neanche commentato, non nei gruppi, all'interno del mio profilo, come sono, e l'ho scritto quando l'ho pubblicato nel post, ho ringraziato personalmente il titolare Gigi Scolari perché mi ha fatto un omaggio di 4 liquidi, nel quale poi mi ha scritto in privato, mi piacerebbe sapere la tua opinione sui liquidi, perché sa che amo i tabacchi, e io ho pubblicato queste 4 boccette per ringraziarlo, ho opacizzato i loghi e i nomi dei liquidi, perché pubblicità io non la faccio, e poi scrivendolo nei post, e poi in privato ho scritto al signor Gigi Scolari esprimendo pro e contro e sensazioni di ogni liquido che ho provato, ma a lui. E poi quello che io gli ho inviato non è non sono un gourmet, cioè non sono un santone del tabacco. Io ho espresso la mia opinione personale. Guarda, ho degustato i tuoi liquidi, ho fatto dai 16 ai 20 ml di ogni tuo prodotto, quindi ho svapato 20, 40, 80 ml di liquido in 2 modalità diverse, una in flower e una su billet, quindi in 2 giorni ho degustato 4 liquidi e singolarmente, nome per nome, che gli ho scritti nella mail, gli ho espresso il mio giudizio, le mie sensazioni e quello che secondo me si poteva migliorare, scrivendo alla fine ricordati che queste sono mie opinioni personali. Beh,
il signor Gigi mi ha ringraziato della risposta e mi sento un po' emozionato dal fatto che mi abbia detto porca paletta, lo dico io, ma dicendo porca paletta hai avuto le stesse sensazioni che ho avuto io quando ho degustato quei quattro liquidi che ti ho inviato. E questo non è che mi esalta, però mi fa capire che tutto sommato il mio palato è buono, cioè nel senso, se io le sensazioni, le emozioni che ho provato con questi tabacchi nel descriverli, perché sapete, una cosa è assaggiare di sì, però poi saper dire che emozioni o che sensazioni le tue papille ti regalano, non è facile scriverlo poi e rapportarlo. Nella mente ce l'hai chiaro, ma nel testo ce l'hai. E poi sinceramente è un'altra cosa, esprimere opinioni sui liquidi a mio avviso è una stronzata galattica. Adesso io lo so che molti magari si arrabbieranno o sono già arrabbiati, ma è giusto che ve lo dico, io sto esternando la mia opinione. Fare una recensione, una review, chiamatele come volete, di liquidi è una perdita di tempo. Io non guardo nessuna review inerente ai liquidi, ma questo non perché sono delle marchette, il più lo sono. Beh, sono onesto, il 99% delle review di liquidi sono marchette. Cioè mettetevela via, il 99% delle review che vedete sui liquidi sono marchette, nessuno se li compra. Ma a parte questo, come puoi parlare di liquidi? È troppo soggettivo, è troppo soggettivo. Lo svapo è talmente ampio e complesso che ha una soggettività incredibile, spaziale, per definire quanto grande in realtà è la soggettività della degustazione di un liquido, indifferentemente di cosa si tratta, che sia un mix di creme, un mix di frutta, che siano degli aromatizzati con i tabacchi aromatizzati di altri tipi o dei tabacchi singoli, è troppo soggettivo. Il palato, cioè, porca paletta, perché a te piace un cibo, a me non piace un cibo? Non è mica che vado a fare una review di una carbonara fatta come la faccio io, dico questa è come deve essere fatta la carbonara. A me la carbonara piace da morire e magari a Mario, a Danilo, a Daniele non piace, anche se a Daniele ho dubbi che non piace, vabbè, ma questo è solo perché ci conosciamo. È troppo soggettivo, non puoi esprimere. Allora cosa fai? Dici, se avesse coerenza uno che recensisce dei liquidi, cercherebbe di dare la sua opinione, cioè cosa senti? Innanzitutto lo provi con diversi atomizzatori, no? Con resistenze diverse, per vedere le diversità di note aromatiche che ti danno con diversi fattori resistivi. Li assaggi e poi esprimi la tua opinione, ma dillo che è la tua opinione personale. Non dite ragazzi questo è fantastico, dovete comprarlo, questa è una marchetta. Questa è una marchetta. Se a voi piacciono le marchette, a me no. È semplice. Perché ne ho ben d'onde. Cioè, io adesso non voglio sputtanare, infamare i gruppi di Facebook, perché credetemi, i gruppi di Facebook buoni ce ne sono. Io quando scorro, sono iscritto su 60, 70 gruppi di svapo, al mattino mi alzo, mi faccio il caffè, accendo il PC, se ho tempo, vado nella sezione home del mio computer e vado a visualizzare i post di tutti i vari gruppi e io metto like solo dove c'è, guardate ho preso questo nuovo atomizzatore così quella e le mostra foto con alcuni dettagli, gli metto il like, interessante per me, no? Anche qua entriamo nel soggettivo, mi piace, bravo, stai condividendo la tua passione, bravo, il like. Ma se mi fai la foto in cui tu sei qua c'è la box e qua c'è il liquido, vai a cagare. Cioè, ma te lo dico con il cuore in mano e preoccupati, perché il cuore in mano in quel momento non è il mio, vai a cagare. Lì non ti metto il like. Cioè, vai a vedere dei post regalato da, allora devi fare le foto nei 10-20 gruppi Facebook dove sei, scrivi gift, porca paletta, il mio è l'unico canale di YouTube
dove scrive no ADV, che vuol dire praticamente no pubblicità tradotto in italiano, anzi traduciamolo in svapo, no marchette, dove c'è scritto che segue le normative COPPA, le normative per la tutela dei minori. Non lo fa nessuno, non lo fa nessuno, non lo fa nessuno. Io sto bene attento a poter essere, innanzitutto per essere oggettivi, obiettivi, lo devi essere in primo per te stesso, lo devi essere con te stesso, altrimenti non potrai essere con gli altri, non puoi trasmettere l'amore di un atomizzatore, di una box o quello che hai tra le mani se non ci credi a quello che stai facendo. Io ultimamente di prodotti interessanti che secondo il mio modesto avviso valga la pena farveli vedere non ce ne sono. Adesso c'è l'ultimo Armor, mi deve arrivare, quando mi arriverà farò un video, perché all'Armor replica vorrò condividerlo, perché è diverso, ha completamente cambiato, modificato sia il suo interno che il suo esterno, quindi è uscito dagli schemi, no? Mentre l'Armor, ciao Alex, buongiorno, mentre l'Armor, l'Armor 2, l'Armor S in realtà erano solo una rivisitazione del primo Armor, chiamiamolo Armor 1, il sì, un saluto veloce, non c'è nessun problema Alex, il nuovo Armor ha proprio un concept completamente diverso e quindi sarò molto felice di poterlo guardare insieme a voi ed esprimere le mie opinioni personali, perché io ripeto, non voglio chiamare recensioni i miei video sono le mie opinioni, mi piaceva o ero interessato a questo oggetto, l'ho acquistato e io sono sempre stato così, se l'oggetto a mio avviso doveva essere valere, cioè nel senso ottimo, fattura buona, dettagli, metalli utilizzati e soprattutto resa aromatica erano buoni, io dicevo che era buono. Se una di queste tre cose non andava, io lo sottolineavo, perché è giusto così. Io non ho tre vape Fastec 2FD o chi più ne ha più ne metta alle spalle, io non ho nessuno, ho i miei pochi spiccioletti che purtroppo limitati, che quando acquisto qualcosa anch'io l'acquisto assumendomi il rischio di quello che sto acquistando. Alcune volte ho preso delle repliche che mamma mia mi sono cadute le ginocchia, per non essere volgare, e alcune repliche che ho detto wow, che affarone che ho fatto, capite? E poi anche qua apro e chiudo un piccolo discorso, e ci sono, sapete, quelli che dicono cloni, non cloni, cloni, non. Allora ragazzi, repliche è una cosa, cloni è un'altra cosa, io voglio fare anche un distinguo per queste due cose qua. La replica è la più, diciamo così, fedele riproduzione di un prodotto originale, nel quale questo prodotto originale, chi l'ha costruito, non ha investito parte del suo denaro per tutelare il suo prodotto. Quindi non l'ha brevettato, chiamiamolo brevetto, anche se ha altri nomi in realtà, no? Quindi non si è protetto, cioè ha investito dei soldi, ha fatto delle prototipazioni, sappiamo benissimo che, ve lo dico io per esperienza che ho avuto con altre persone, con altri model che facevano ottimizzatori, i prototipi hanno dei costi esagerati per farne uno o due pezzi e poi magari devi modificare tutto, quindi ha altri soldi, sono parecchie migliaia di euro fare un prototipo di un atomizzatore, perché l'impiego di determinate macchine per fare un pezzo, per fare 100 pezzi ti costa quello, e quindi quando fai un prototipo ne fai uno perché vuoi essere sicuro che sia fatto con il criterio che tu ti aspetti, non è che puoi fare 100 prototipi, dopo cosa fai? Non li vendi sti 100 prototipi, quindi prima cerchi di portare al top la tua idea dell'atomizzatore, quando i materiali, le strutture, i flussi dell'aria, come funzionano e secondo come te li avevi immaginato e soprattutto la resa aromatica, allora inizi a fare la produzione di questo atomizzatore, così funziona. Però se tu quando inizi a vendere questo prodotto
Io non sto parlando solo di modder italiani, cioè parliamo a livello mondiale, perché sia chiaro questo. Quando inizi a vendere il tuo prodotto e con le tue prime entrate, non pensi solo a rientrare delle spese iniziali, perché in realtà devi andare a coprire non quello che è il costo di quelli che hai prodotto per vendere, ma di quello che è stato il costo della progettazione, dei prototipi, dello sviluppo. Si chiama l'investimento iniziale, quello è un costo vivo che nel tempo devi riuscire ad ammortizzare prima di poter dire sto guadagnando, no? No, ma vendono e il ricavato che fanno di questi automatizzatori non investono una minima parte nel tutelare tutto quel grosso tempo e investimento che hanno fatto prima per far sì che questo prodotto non venga non replicato. Perché quando vai a replicare un prodotto che è tutelato, è registrato, si chiama clone. Ecco la differenza tra replica e clone. La replica è una fedele riproduzione di un prodotto originale che non è stato omologato, non è stato messo in sicurezza affinché non venisse copiato, e si chiama replica. Un'azienda che produce un atomizzatore, una box, qualsiasi cosa, e investe parte del suo denaro per tutelare il suo investimento, il suo sviluppo e la sua vendita, se trova una copia è clone. Questo è illegale. Io non ho video di cloni. Quando dico la guerra dei cloni, non era una guerra dei cloni. Io non ho mai fatto una review del Vampire o 2 o Epos, che sono tutelati da questa cosa qua, quindi sono cloni. Potevo comprarli? Sì. Potevo fare un video? Sì. Ma non era legale, non era giusto. Perché devo fare un video nel quale parlo di un prodotto in cui l'azienda nel suo prodotto originale ha investito denaro per tutelarlo? In Italia è illegale e io non l'ho fatto. La stessa cosa riguarda al Millennium, al 900. Io ho avuto gli originali, ma potevo prendermi anche i cloni, potevo fare sempre il video comparativo, no? Original versus clone. Ma sarebbe stata un'offesa nei confronti dell'azienda che praticamente ha investito i suoi soldi. Cioè, se io, per dire, facessi un video di, prendo un esempio adesso così, il Millennium, che è il tank del The Vaping Gentleman Club, facessi un video, una recensione, anche semplici opinioni personali, The Vaping Gentleman Club basterebbe che mandasse una segnalazione a YouTube, il mio video scomparirebbe in tempo reale, cioè nell'arco di pochi secondi. Perché? Perché hanno le carte in regola per poterlo fare. Molte aziende italiane che non tutelano il loro prodotto e tenendo una vendita pseudo nascosta, sapete il famoso hype, no? Quelle cose là, quando esce il clone, ti prendi il clone, poi fai il video prendi la replica, fai il video di questa replica e i fanboy di queste aziende, no, ti mangiano vivo perché dice ma l'azienda ha speso soldi per fare questo. E l'azienda poteva spendere qualcosina di più per tutelarsi il prodotto, se il prodotto fosse stato registrato, tutelato come la legge te lo permette. In primis io non avrei fatto il video di un clone, ma ho fatto un video di una replica. Quindi tu non hai investito, ma hai solo guadagnato su quel prodotto lì. E molto probabilmente guadagnerai anche dalla replica, perché alla fin fine, se uno si trova bene con una replica, appena avrà l'opportunità di potersi comprare l'originale, quel prodotto, se la comprerà, economicamente parlando, sto dicendo di opportunità, perché poi il fatto di poter raggiungere a volte determinate agognate uve è un po' più difficile, ma ringraziando Dio questo fenomeno sta scomparendo. È stata una battaglia che ho fatto per tanti anni, anche lì tutti contro Moreno, che diceva non è possibile, perché io dicevo non è possibile fare una scalata per riuscire ad acquistare una box, non è possibile leccare il culo a 10.000 persone per poter avere un atomizzatore. Hai il potenziale economico per prenderlo? Sì. Dimmi dove devo fare, a chi devo fare il pagamento e in quanto tempo mi arriva, te lo pago, quello vuoi, PayPal, bonifico, quello vuoi, tatum, e lo compri.
non essere l'amico dell'amico della cosa. Per fortuna questo fenomeno sta morendo, perché i modder che avevano questo atteggiamento, questi che facevano questa nicchia, questo hype di nicchia, si trovano con i cassettini pieni delle loro box, con i cassettini pieni dei loro atomizzatori, perché ormai la gente è stanca, la gente segue lo svapo in maniera diversa. Purtroppo c'è chi svapa per passione e chi svapa per moda, perché anche questo è un grosso movimento, lo svapo è bello questo perché è vario, e c'è la moda, no? C'è stato un attimo in cui il BF spopolava, poi sono passati ai tank pod, adesso quello che vedi in giro è solo tank pod. Per l'amor di Dio, hanno tutto il mio rispetto, io ho provato innumerevoli pod, non lo considero uno svapo, ma questo perché porca paletta, mi sono fatto un bagaglio di degustazione, no? Cioè so cosa a me piace, e poi i tank non mi danno la soddisfazione che io vorrei, e io rimango fedele alle mie BF, ai miei atomizzatori, anche per quanto strani e particolari. Questo è vecchissimo, un Tiberian Vapor, va sia in double coil che in single coil, veramente una roba strana. Quindi ragazzi, mettetevi una mano sulla coscienza, admin dei gruppi, voi soprattutto mettetevi una mano sulla coscienza, perché non vi state regalando una buona nomia, siete gruppi nati morti o perlomeno destinati a morire, non avete la passione, non avete la passione di condivisione dello svapo, la condivisione del piacere di quello che stai utilizzando. Pubblicate più rigenerazioni, fate delle review dei prodotti che acquistate, se li acquistate. Lasciate stare i liquidi, mettete i like, ciao Emanuele, mettete i like agli utenti che pubblicano all'interno dei vostri gruppi, siete voi i primi che dovete dare l'esempio. E vi ricordo ancora una volta, il gruppo sarà vostro, ma non lo gestite come volete, il gruppo come utente e tu come admin devi seguire il regolamento che avete scritto. Se il regolamento dice gentilezza e cortesia e nessuna attività di promozione e spam, voi per primi lo dovete rispettare, se no non potete pretendere che gli altri lo rispettino. Ho detto tutto, potrei dire molte cose, ma mi fermo qua. Spero di avervi fatto compagnia, vi ho detto che sarei tornato su Facebook, ma questa volta per mordere in maniera intelligente, mordere in maniera studiata, però ricordatevi che il Signore ve lo lascia. Peace and vape finché dura. Buona giornata a tutti e buon proseguo della settimana. Ciao.